Buonasera a tutti, io sono Federico Morello e devo dire che è abbastanza difficile parlare adesso. Qualcuno prima diceva che era difficile dopo gli interventi di dire ai professionisti della comunicazione, quindi potete immaginare a quest'ora, dove ho sentito dei commenti, ma qui quando è che finisce, trovarmi qui. Io nasco come progettista e poi sono diventato un uomo del manufacturing, quindi abbiamo, almeno io proprio sicuramente, uno dei miei talenti non è quello di parlare in pubblico, però prometto che ci lavorerò sopra. Devo dire che sono importanti due parole solo sull'Impeco e quindi il mio intervento sarà brevissimo, quindi vi rassicuro su questo. L'Impeco è una società relativamente giovane, perché benché nasca nel 1980, fondata dall'attuale proprietario e azionista, comincia veramente a produrre, a progettare intorno al 2002, quando io incontro l'Impeco dopo un'esperienza nel settore dell'automotive. Vi do due numeri perché sono utili poi a capire qual è stato effettivamente il risultato positivo del percorso formativo dei talenti, ma ancora prima anche della collaborazione con Skillab che abbiamo avuto che abbiamo iniziato già da un paio d'anni. Allora, Impeco, come vi dicevo, nel 2002 inizia a progettare e a produrre automazione per i laboratori di analisi. Adesso, brevemente, abbiamo automatizzato quel processo che porta dal momento in cui la provetta entra nel laboratorio al momento in cui finisce all'interno dell'analizzatore, che poi è lo strumento che effettivamente fa l'analisi e produce il referto. Ecco, l'idea geniale veramente è stata quella di introdurre un'automazione all'interno di questi laboratori. Non è stato facile perché 15 anni fa non era un'idea in qualche modo sposata da tutti. Non è facile convincere gli operatori dei laboratori, che sono medici, che sono molto propensi ad avere un'automazione limitata perché funzioni sempre, quindi hanno un po' il timore di quello che è la tecnologia. E diciamo che il dottor Pedazzini ha perseguito quest'idea e devo dire che i risultati gli hanno dato ragione. 2002, 44 dipendenti, suddivisa su due sedi, l'headquarter a Segrate e un minimo di produzione a Borgogna di Susa. 2015, circa 500 dipendenti e circa, quest'anno penso che l'Impeco S.p.A. chiuderà con 90 milioni di fatturati. Vendendo automazione industriale e ovviamente orientata al servizio di un processo che è appena appena iniziato dal punto di vista dell'automazione dei laboratori. Noi esportiamo praticamente tutto, in Italia vendiamo veramente poco, abbiamo acquisito adesso, tanto per così rimanere in tema dell'area piemontesa, una gara alle Molinette, quindi forniremo un sistema alle Molinette. Abbiamo fornito all'ospedale di Rivoli, ad Alba e poi anche il resto dell'Italia. Dicevo, esportiamo l'80% suddiviso tra Europa e Americhe, un 25% in Asia e poi abbiamo anche una macchina in Australia e nel Nord Africa abbiamo un po' di sistemi. Quindi un migliaio di sistemi venduti dal 2002-2003, ovviamente con una crescita esponenziale negli ultimi anni, un mercato probabilmente appena sconfitto. Ovviamente i risultati sono stati ottimi, gli anni sono stati veramente di lavoro intenso, perché voi potete ben capire chi si occupa poi di gestione e organizzazione del personale, passare da 44 a 500 dipendenti suddivisi su 4 sedi, insomma diventa impegnativo. Diciamo che da un paio d'anni, diciamo 3 anni, abbiamo anche un ufficio HR che finalmente comincia a dare veramente i suoi frutti, ma quello che è stato interessante, qui vengo al punto per cui sono qui, è stato veramente incontrare Skillab. Noi avevamo bisogno di un partner per la formazione, non solo per la formazione che poi è sfociata anche nel programma dei talenti, ma anche formazione un po' più di carattere generale, quindi dalla formazione della sicurezza
alla formazione sulla comunicazione. Qualcuno prima parlava delle mail, quella è una lunga battaglia, quasi, ci sto quasi rinunciando, no? Di queste. Noi abbiamo mail che hanno in indirizzo 10 o 20 persone e per conoscenza arriviamo anche a 50-100. Purtroppo i nostri partner principali, che sono anche i nostri clienti principali, Siemens ed Abbott, quindi grosse compagnie di a livello internazionale, su questo non ci aiutano. Veramente, ci sono delle mail in cui è più lunga la lista del personale per conoscenza rispetto al testo. Cioè, se poi uno la vede sul telefonino, cioè, prima di arrivare al testo, altro che a capire cosa vuole la mail, prima di arrivare al testo proprio, diventa veramente, veramente difficile. Quindi, siccome avevo promesso di essere breve, concludo, nel senso che a me è piaciuto il programma quando mi è stato sottoposto e l'abbiamo valutato con il nostro HR, il programma dei talent, perché era un programma, come si diceva prima, innanzitutto che non andava ad interferire molto sulla parte, diciamo, più operativa, perché le persone che hanno partecipato, le quattro nostri ragazzi che hanno partecipato, o talenti che hanno partecipato, sono le persone che oggi gestiscono tutto il nostro manufatto, cioè sono le persone che gestiscono l'ufficio acquisti, quindi l'acquisto dei materiali, la logistica, Stefano, la produzione e in ultimo abbiamo quelli che gestiscono tutta la parte del, ho detto, ufficio acquisti, produzione, logistica e l'ufficio tecnico, giusto, perché il nostro prodotto è un prodotto fatto di moduli standard ma customizzato, noi lo customizziamo in funzione del laboratorio, proprio per cercare di essere più appetibili ai nostri clienti, gli facciamo tutto quello che vogliono. Poi i nostri commerciali sono bravissimi a vendere veramente tutto.